Il laghetto è a 150 metri da qui, quindi loro il marcio si vuol far vedere, quindi va nei punti puliti. Laggiù non c'è pericolo, però viene qui, trova il punto pulito e aspetta che la femmina lo noti, però arrivano le macchine. È con l'avvicinarsi della primavera che inizia la stagione della migrazione per amore dei rospi che in migliaia attraversano così le nostre strade ed anche quest'anno ad Arezzo per salvarli è scattata l'operazione Bufo Bufo. Si tratta di una vera e propria campagna salva anfibi, principalmente rospi, da qui Bufo Bufo, il nome scientifico. I rospi come le rondine, come i pipistrelli, come tanti anfibi o animali del territorio sono fondamentali, insomma, per l'ecosistema locale. La fase di migrazione però per questi animali rappresenta una vera e propria roulette russa. Viene proprio al crepuscolo, che è l'ora in cui le persone tornano dal lavoro, è l'ora più trafficata e quindi sfortunatamente vengono schiacciati. Le squadre di volontari così ogni anno si impegnano per salvarli con controlli nelle zone di passaggio o con cartelli stradali che invitano gli automobilisti a prestare attenzione. Il rospo si recupera con i guanti per non attaccargli le infezioni. Dopodiché abbiamo tre secchi. Un secchio per le femmine, un secchio per i maschi e uno per le coppie. Dopo averli recuperati, i volontari li aiutano a raggiungere lo specchio d'acqua più vicino, dove saranno deposte le uova. Stando sempre attenti a non liberare i maschi troppo vicini dalle femmine, altrimenti c'è un assalto. E come ogni anno c'è di nuovo bisogno di volontari. I siti sono diversi, in certi siti magari non c'è nessuno, quindi darci una mano è semplice, basterebbe un po' di buona volontà, un secchio, un giubbotto, una pila e fare un paio d'ore in giù e in su dove c'è i punti più nevralgici.